Come potete vedere alle mie spalle, in questi giorni stiamo raggiungendo un altro obiettivo, che era quello di finalmente ripulire la diga dai rottami ferrosi che ci sono, che sono rimasti dopo la mareggiata del 1984. Una ditta che sta assumendo manodopera locale, e questo tengo molto a precisarlo perché da quando sono qua cerco sempre di impegnarmi per far assumere le persone che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi dell'indotto. Inizieranno, stavo dicendo appunto, i lavori a breve termine con l'arrivo di un motopontone da più di 500 tonnellate a cura della Sud Elettra. È un obiettivo molto importante in quanto creava un grosso inquinamento ambientale. Tutti i rottami che vedete alle mie spalle, tutti i tubi, i rack così chiamati che vedete alle mie spalle, creavano un grosso inquinamento ambientale. E oltretutto si potrebbe prefigurare per un prossimo futuro un utilizzo diverso della diga. Questo sempre rientra tra i diversi obiettivi che mi sono prefissato arrivando a Gela circa 2 anni fa.